Per quanto riguarda le previsioni di piano, noi vediamo salpamento, riallineamento, piccoli interventi, manutenzione, ripascimento con ghiaia e sabbia. Questa è la nostra, il nostro conto corrente della sabbia della ghiaia della Regione Marche, che viaggia dentro quei segmenti disegnati con i numeretti. Lì dentro noi, ci piace dire che il sedimento è noto o comunque è confinato, e quello che abbiamo fatto per esempio a Numana è un'unità fisiografica che si estende dal porto di Numana alla foce del Musone, e noi praticamente in questa maniera abbiamo voluto simulare, se non ripetere, perché ripetere mi sembra una parola grossa, simulare quello che fino a poco tempo fa, visto che poi la spiaggia di Numana è una spiaggia senile, e faceva il fiume Musone quando non era poi nemmeno recimato dalla diga di Castriccioni. Questi sono alcune, siamo orgogliosi di questo, perché 15 punti di questa rete di vertici è stata consegnata all'IGM e fa parte della rete di infittimento plano altimetrica dell'IGM, su cui si appoggiano tutti, perché l'abbiamo fatta con un'altra precisione. E questo è quello che vi dico: se andate nel sito della rete ondometrica nazionale, perché ci siamo messi a sistema con tutti gli altri, abbiamo attappato quel gap culturale che avevamo fino al 97, dove c'è l'altezza d'onda, la direzione e il periodo medio. Quei sono chi tipicamente è una mareggiata. Ecco, per la cronaca, diciamo che per esempio l'altezza massima presa negli ultimi 10 anni è 8,5 metri. L'ultima mareggiata, quella 8,5 metri, e l'ultima mareggiata presa al 10 marzo era 8,2 metri. No, l'altezza massima, l'altezza massima. L'altezza significativa sui 5 metri. L'altezza significativa è il mezzo, è la media del terzo più alto delle onde. La direzione, vedete come oscilla. Qualcuno dice che oscilla sempre da sud, ma in realtà ultimamente la direzione da sud è quella più energetica, e quella da nord invece è un po' quella in questo momento è quella un po' meno forza. E poi abbiamo il periodo dell'onda, che è più importante. Comunque ci stanno anche altri dati, per esempio a chi interessa la temperatura dell'acqua in superficie, c'è anche la temperatura dell'acqua in superficie. E andiamo avanti velocemente, perché ormai ho subito troppo tempo. Questo è una slide del sistema informativo territoriale, perché nel 97 abbiamo voluto fare pure questo enorme lavoro di censire tutto quello che era stato fatto, perché troppi soggetti si erano succeduti alla costruzione delle scogliere, su cui avevano costruito la regione, le ferrovie, il genio civile, i privati, e per cui non c'era più nemmeno memoria di tutto quello che stava costruito sulla linea di costa. Questa è tipicamente come è voluto la linea di costa, che ci siamo sempre detti tra noi, tra gli addetti ai lavori, che stiamo assistendo allo all'erosione e allo smantellamento della foce fluviale, con arretramenti nelle prossimità delle foci da 180 metri a 100 metri, cioè le foci mediamente, questa che è quella che si ne dava 180 metri. E comunque di un sistema poco che non nemmeno commento, però nel 94, alla fine della guerra, quando è stato bombardato il ponte, il fiume era in quella maniera lì, pulitissimo e con la capacità di trasporto, perché qualsiasi granello di sabbia e ghiaia poteva essere trasportato dal fiume, quando nel 2004 una vegetazione in alveo anomala impedisce qualsiasi deterito bosco. Sì, perché qualcuno ha detto pure che dentro il fiume ci dovevamo fare una salvaguardia. Vabbè, e poi dopo qualcuno non si accorge che forse il fiume va fuori. E queste sono le tendenze evolutive: verde logicamente dove avanza, il rosso dove arretra. Questa è Gabicce, su cui abbiamo fatto un modello fisico montato a Bari. E per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti portatori di interesse, dal Presidente. Ecco, questo è un prototipo di partecipazione, perché abbiamo fatto un modello fisico
in scala 1,50, questo 1,70, 1,70 a Bari, che dopo i colleghi vi farò vedere, in cui abbiamo invitato tutti, dai consiglieri comunali, di minoranza e di maggioranza, ai bagnini, ai portatori di interessi diffusi, e con un pullman siamo andati a Bari e abbiamo fatto vedere qual era il progetto che stavamo provando in vasca a Bari. Queste sono le norme tecniche di attuazione e qua concludo con i soldi. Allora, noi ci abbiamo a fare con una difesa da costa che dal punto di vista del costo è un gigante, e stiamo invece provvedendo alla difesa da costa con le capacità degne delle sagre di paesi, dico, perché ci vogliono nell'anno sagre di paesi. Torno un po' indietro. Ecco, volevo far notare solo che dei 160 previsti abbiamo fatto metà sulle opere rigide, mettendo solo pochissime opere nuove, ma dal punto di vista invece del risanamento di tutte quelle esistenti, perché erano state fatte male, molte di queste sono degli spostamenti delle scogliere, e il ripascimento con sabbie e ghiaie che doveva essere costare all'incirca quello che doveva essere la scogliera. Il totale fa quello. E il problema del ripascimento con sabbie e ghiaie è un grossissimo problema che riguarda l'ingegneria o comunque le costruzioni in generale, perché coinvolge il problema della reperibilità del materiale. Questo, siccome è stato fatto con prezziario regionale, praticamente è comunque valido e soffre però delle fluttuazioni del mercato, perché l'appalto fatto con Lumane e Sirolo è stato fatto alla metà del prezzo di quello che avevamo messo nel piano, che aveva generato quel 78-70. No, questo è decennale, questo era un piano. Sì, era un piano decennale, cioè era un piano di investimenti decennali che non solo presupponeva che l'investitore, cioè la pubblica amministrazione, doveva addossare l'investimento su 10 anni, ma anche sul fatto che la risorsa naturale per costruire non c'è. Cioè, se io chiamo il mercato e gli dico dammi 167 milioni di materiale, il mercato non è capace di fornirmi quel materiale lì, né tantomeno la capacità imprenditoriale presente in Adriatico o qualsiasi in Mediterraneo di poter realizzare in un sol botto 167 milioni di opere. Vabbè, comunque questa qua mi piace vederla e poi chiudo veramente, che da indagine nostra, a meno che qualcuno non ce l'ha, non ci dica che non è così, perché noi abbiamo fatto questa indagine, non so qualcuno ci dice, no, che siete sbagliati, oggi ci sono, oppure avete cercato male, ma i fondi europei strutturali, cioè per fare opere, ad oggi noi non l'abbiamo trovati. Grazie, buonasera.